come inizio è bene vinto, è un campionato corto, la meglio cosa che poteva succedere era vincere, però quanto è stato difficile, con un primo tempo maledettamente difficile in cui loro ci stavano creando molte difficoltà, c'era un qualche problema di tipo organizzativo nel uscire sulla loro aggressione con un Cima che non riuscivamo a prendere, a capire bene. E nel secondo tempo poi lei ha cambiato un po' di cose con tutti quei cambi. Sì, beh, primo tempo siamo partiti molto molto bene. Poi secondo me non riuscivamo veramente a cambiare passo, facciamo veramente fatica a cambiare passo, siamo stati monopasso per tutto il primo tempo e quindi abbiamo faticato. Devo dire che nel secondo tempo i cambi ci hanno dato una grandissima mano, perché sicuramente sono stati un po' più frizzanti, un po' più con gamba e penso che insomma poi è stata una partita anche secondo tempo insomma molto aperta, perché loro ripartivano in contropiede. Insomma, qualche problema lo creavano, è chiaro che dopo tanto che non giochi in una partita così, guarda, ho visto oggi dei giocatori che in allenamento vanno come le spie che oggi erano praticamente fermi e viceversa, veramente è una cosa molto, molto particolare. Molto particolare. Mi tengo molto stretto il risultato, perché ho visto anche gli altri risultati, insomma, qua non è facile per nessuno. Ecco, mister, allora ci racconti un attimo, parlato delle difficoltà del primo tempo, ci racconti un attimo i cambi del secondo tempo. Lei a un certo momento ha messo dentro un gran numero di calciatori offensivi, più Dodorico sulla sinistra che si è inserito anche bene con un po' di volte. E davanti io non l'avrei, cioè c'erano quattro giocatori con spiccate caratteristiche di attaccanti, ma non lo definirei un 4-2-4 perché poi Omonria veniva a dare una mano, però ci assomigliava quasi a un 4-2-4, no? E lì siete riusciti a bucare soprattutto su questa parte del campo qui, a sinistra, a creare delle difficoltà, no? E finché siete entrati su calcio d'angolo. Beh, perché abbiamo messo giocatori insomma di qualità, qualcuno con gambe, qualcuno di qualità, e volevamo vincerla e quindi abbiamo giocato tutto per tutto, come siamo andati in vantaggio, perché opzionalmente siamo tornati al 4-3-3 perché abbiamo messo davanti alla difesa Favret, le due mezzali erano Zanin e Amoria e avevamo messo a sinistra Pedroso, però è chiaro che ci siamo messi con quattro attaccanti perché volevo vincerla, insomma era importante cominciare bene e in modo nell'altro lo dovevamo farci. Poi noi abbiamo la fortuna di avere un giocatore che di testa è il più forte di tutti e ha fatto un grande gol. Che si riferisce a Maccagna, certo. Che di testa è veramente bravo, poi anche Dodorico stesso è un grande colpitore di testa, l'aveva messo forse anche infatti la seconda occasione di testa in area l'ha avuta lui, no? Dodo è uno che la prende sempre. Ecco, mister, dicevamo, campionato brevissimo, poche chance di sbagliare, qualcuno ha già sbagliato, anche vittime illustri in questa prima giornata, domenica andate a Martellago, dove avevate finito il campionato abortito con una vittoria, speriamo che sia di buon auspicio, però anche loro hanno perso solo 2-1 a Sannona, quindi sarà difficile. Io penso che, io l'ho detto, in un campionato così corto, secondo me non c'è una favorita, cioè io non la vedo, cioè, ragazzi, la Liventina ha vinto 3-1, quindi dobbiamo capire che in 9 partite può succedere di tutto, noi in 5, quando abbiamo lasciato il campionato, eravamo alla sesta, c'era l'Istrana davanti. Quindi un campionato talmente corto che se uno indovina un filotto di partite può andare su chiunque qui. Cioè io non sono per, ma non è che voglio togliermi delle pressioni o che, ma una favorita qui non c'è, non esiste, perché si può perdere contro. Avete visto la fatica che abbiamo fatto noi oggi? Sì, sì. Cioè, per me è un campionato talmente strano e difficile e sconosciuto a tutti, perché è sconosciuto a tutti, perché 6 mesi fermi, in un anno hai giocato 6 partite, è chiaro che diventa. Tutto può succedere. Va bene mister, la ringrazio. Grazie a lei. Allora mister, visto che ha nominato il campionato scorso, quello sospeso e poi annullato, 6 partite, noi ne abbiamo disputate 5, una con il Giorgione era stata rinviata, 8 punti, 2 partite vinte fuori casa, però in casa abbiamo fatto 2 pareggi e una sconfitta. E proprio contro la Robeganese eravamo sotto di 2-0 il primo tempo, poi siamo riusciti a pareggiarla con Macan sul rigore, no?
Allora, due punti, ma ne abbiamo lasciati sette sul campo, perciò fattore Mecchia casa determinante. Quest'anno siamo con una vittoria come inizio, forse di buon auspicio? Me lo auguro sinceramente, spero di sì, poi sono due concezioni completamente diverse perché là avevamo lavorato tantissimo durante l'estate, quindi sapevamo che all'inizio avevamo fatto fatica. Qui è difficile da analizzare perché, ripeto, abbiamo fatto un po' di allenamenti insieme, tanti con distanziamento, siamo allenati tanto sul parcheggio qua di Podbero, su un altro campo, quindi è un po' difficile, è completamente diverso. Però quello che ha detto lei è vero e speriamo che sia veramente di buon auspicio questa La partita, tornando alla partita di oggi, sembrava quasi andasse tutto facile per il Portogallo, siamo andati abbastanza presto in vantaggio, in scioltezza, però poi li abbiamo lasciati giocare, forse non si liberava l'uomo accanto a chi aveva la palla, è mancato forse questo, eravamo un po' fermi. Senza un po', diciamo che dal gol, dopo 5-10 minuti dopo il gol, fino alla fine del primo tempo, non siamo riusciti a cambiare passo. Difatti i giocatori che ho messo dentro, poi nel secondo tempo, bisogna mettere dentro dei giocatori che avessero voglia, no? Zanin è un giocatore che strappa, Eddy è un giocatore, Amore è un giocatore che strappa, tutti questi giocatori qui che sicuramente ci hanno dato tanto e hanno aiutato insomma la squadra a prendere campo e a costringere lo Beganese sulla difensiva. Ultima domanda, quanto influisce e conta la non retrocessione in questo mini campionato che fa giocare squadre come la Robeganese in sicurezza e noi obbligati a vincere? Ma è chiaro che chi troverà la Robeganese farà fatica, è chiaro che chi troverà Martellago farà fatica, il Gorizia e San Luis, cioè, io lo ripeto, non c'è una, per me non c'è una favorita in questo campionato. La psicologia in questo campionato conterà molto? Sì, qui conta, da un momento all'altro può essere davanti e dietro, ti ripeto, e ci saranno sorprese, perché ripeto, non tutti stanno bene, non tutti hanno gamba, qualcuno sta meglio, qualcuno sta peggio, è un campionato sconosciuto per noi e quindi sarà molto complicato. Un flash solo su Ferrarese, come sta? Ma Ferrarese è arrivato più tardi di tutti, è il più indietro di tutti, poi questa settimana ha fatto solamente due allenamenti andando anche piano e quindi è chiaro che deve lavorare tanto per trovare la condizione. Bene, grazie mister. Grazie.